Che bello. Il disastro l'ha annunciato perché si è aperta una voragine tra dei palazzi già un anno fa e già 15 giorni fa. Hanno buttato camion di terreno, 30-40 camion, così, senza poi verificare il danno che c'è là sotto. Quando poi si è aperta, poco più avanti, hanno lasciato tutto così. Di notte non hanno lavorato, hanno aspettato che arrivano le piogge che erano annunciate. Noi sapevamo che in fine settimana sarebbe piovuto. E niente, hanno aspettato che succedesse tutto questo. Quando poteva intervenire un anno fa, quando si è aperta la prima voragine tra i due palazzi, chi ha autorizzato i 30-40 camion di terreno che hanno buttato là in mezzo? Chi si è preso l'autorizzazione di coprire tutto senza dire niente? Chi è stato? Io voglio i nomi di queste persone, di tutto, di quelli che hanno fatto succedere tutto questo. Io la voglio sapere chi sono stati. Punto della situazione che in effetti questa voragine si è ampliata, si è creato un vero e proprio cratere anche in funzione delle ultime precipitazioni piovose che si sono verificate. E al momento precauzionalmente, quindi a titolo cautelativo, i vigili del fuoco hanno pensato bene di sgomberare i 4 fabbricati che vengono a trovarsi proprio in prossimità del ciglio di questo cratere. Il fatto nuovo da un lato positivo ma da un altro anche negativo è quello che comunque si era creato un laghetto, però in nottata si è creato uno sfogo più o meno all'altezza della volta della galleria dismessa della Sepsa che si trova nel sottosuolo, per cui tutte le acque hanno avuto sfogo, sono confluite in questa galleria. In questo momento, ed è la cosa determinante, tutti i tecnici della Sepsa congiuntamente a noi, infatti fra poco vi lascerò che anch'io vado giù, andremo un attimo a verificare la situazione proprio statica della galleria. Ove mai dovessimo avere, diciamo, il conforto che si tratta solo di uno sfogo e quindi le strutture sono intatte, si può provvedere immediatamente ad iniziare le opere di assicurazione, quindi in effetti concertando il tutto con gli enti che sono presenti sul posto, ad effettuare delle operazioni di riempimento, chiaramente con del calcestruzzo leggero. Quindi consolidamento. Certamente, soprattutto per evitare i disagi nel tempo delle persone che in questo momento hanno i problemi. Però il tutto è legato il quanto. Allora, ove mai non dovessero esserci problemi alle strutture della galleria, è un discorso. Quindi diciamo anche subito si comincia a lavorare immediatamente, anche perché la ditta, i calcestruzzi sono tutti pronti a intervenire. Però è determinante capire quello che risulterà da questo sopralluogo che si terrà alla galleria dismessa. Si può dare un orizzonte temporale per queste persone che... Ma l'ho detto adesso, se non ci sono problematiche alle strutture della galleria, ma diciamo che gli interventi cominciano subito, però sempre col salvo complicazioni, perché comunque anche per lavorare bisogna mettere prima in sicurezza il margine della stessa voragine, non possiamo consentire che gli operai vadano a lavorare a rischio. Quindi al momento non possiamo prevedere. Ove mai invece dovessero esserci problematiche alle strutture della galleria, chiaramente non sappiamo dove andiamo a finire. Diciamo che nelle prossime ore, visto che qua siamo in H24 tutti quanti, possiamo dare qualche notizia in più. Al momento queste sono le uniche notizie reali. Appunto, ci troviamo circa 380 persone al di fuori delle proprie abitazioni, sfollate, a scopo precauzionale. Ripeto, i fabbricati al momento non presentano problematica alle proprie strutture, però mi sembra logico che sia stato adottato questo provvedimento proprio a tutela della città. Non sono stati danneggiati, ovviamente. No, al momento non c'è nessun problema, infatti è uno sgombero a scopo precauzionale, anche perché, ripeto, vengono a trovarsi quasi sul ciglio del cratere. Quindi questo vulcano ha inghiottito anche due auto? Ma noi sappiamo un camion che sta, però ripeto, ma al momento noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare da adesso, ad andare avanti per risolvere i problemi della cittadinanza. L'amministrazione comunale sta sul posto e noi questo stiamo facendo, quindi eventuali diciamo aggiornamenti saranno dati più tardi, fra un paio d'ore, non prima di un paio d'ore. È determinante questo sopralluogo, quindi adesso vi devo lasciare e devo scendere giù. 15 giorni ci hanno fatto stare col buco aperto, con la crepa, non c'era nessuno qua, senza luce. Io con un bambino di 4 mesi ho avuto una chiamata alle 7:30 di stamattina e sono sceso con l'acqua e ho lasciato casa e tutto, è medicina. Adesso, perché scende la procura, scende la magistratura e si mettono poi, come sempre succede a Napoli, e ringraziando a Dio che non ci sono state le vittime. Se c'erano vittime, che cosa facevamo qua? Allora ecco, adesso si muovono, prima il problema e poi ci dobbiamo muovere.
Signora, lei è preoccupato ovviamente perché dice che gli ingegneri hanno dato anche delle cattive informazioni, quindi voi non sapete a tutt'oggi e a tutt'ora dove andare. È giusto, io a casa non me ne vado, l'alloggio ci andrà, perché non è giusto stare a 15 ore. Allora mangi tu, mangi io, chi mi aspetta qua, a chi fa la gara d'appalto e noi facciamo la morte dei surci, là dentro ci sta una macchina. Siamo avvisati tra di noi, ma nessuno si è degnato di bussare e dire scappate, perché abbiamo sentito le frane, abbiamo sentito che il palazzo si muoveva, perché nessuno ci ha avvisato, facciamo a morti di su. Signora, ma qui vediamo che ci sono i vigili, la municipalità, c'è cioè il comune. Alle 8. Siamo dalle 6 e mezza. Non stavo dalle 6, sono venuto alle 8, cioè l'abbiamo chiamato alle 6 e mezza per farle venire alle 8, com'è possibile? E poi sono venuto, che sono venuto a fare? Una settimana fa il pericolo non c'è, ma ci sta. Scusatemi, adesso noi che cosa dobbiamo fare? Allora, io vorrei sapere, con tutto questo che noi abbiamo, con questa gravità che abbiamo, il sindaco di Napoli dove sta? In questo momento, dove sta quello che ci dovrebbe proteggere? Più di tutti, dove sta? Sta a mangiare mangi, e noi siamo in piazzavi. Mangi tu, mangi e la gente mi zavi. Che si sta facendo? Signora, lei è preoccupata anche per sua figlia perché vede una bambina che è con lei, quindi... No, qua abita i miei nipoti, mia mamma. Ma una vecchia 80 anni. Cada fa mi zavi già stare stessa mattina. Ma io non capisco. Ci siamo spiegati perché siamo stanchi. Facciamo una rivolta. E basta! Ho visto io lo scempio stamattina, la macchina che sprofondava con un ragazzo si è salvato all'improvviso. Basta con questi... mangiano soltanto i soldi questi pezzi di merda! Presidente, questa notte 400 persone come faranno? Ci stiamo attivando già da subito per cercare di non far vivere un ulteriore dramma, diciamo, a questa gente che per questo evento improvviso, insomma, si troverà costretta a vivere ore fuori da quelle che sono le abitazioni. Mi sono sentito con il vice sindaco che mi ha dato piena disponibilità per trovare allocazioni sia attraverso qualche albergo nelle vicinanze ovviamente, in modo tale da non creargli quel grosso distacco con il territorio. Ma un'altra strada che è percorribile, cioè augurandoci la disponibilità del vocazionario, che è una struttura che abbiamo qui in loco, dove ci sono della chiesa dove sappiamo che c'è disponibilità e molto probabilmente, insomma, cercheremo di risolvere almeno questo problema lì.